For windsurf, and we are here with Antoine Albo after the 1 hour classic, and we will make a little interview. How was the race today? Today was on Sunday, it was a little bit more wind than yesterday, and was a big fight with Andrea Cucchi because he took the lead, and I think I passed him like after half hour after the start. I was pushing a lot, you know, to try to get Andrea because he was fast on the lake, and I managed to pass him. It was kind of windy on every side of the lake, and like in the middle, it was a big patch of no wind. Yeah. And I managed to come onto him, and I passed him on one lap. I don't remember which one, but and then after he was trying to get to me back again. But I was really strong on my gear. I was with my 9.5 and my big Roberto Ricci board, the 129. And well, I was feeling confident and strong, so it was a really good race. Perfect. And did you find any differences between yesterday? Yeah, mostly I think the wind was more consistent on the race. I think we went a little bit faster, but not much, like maybe two or 3 minutes or 4 minutes. I used the same gear yesterday and today, so I knew I was going fast, and I was kind of confident with myself. Okay. Perfect. How was the feeling to compete with 90 competitors that are not from the World Cup but are simply the most hobby surfers? Did you find any differences? Was it nice to surf with them, or was it only something that didn't let you go faster? No, there's no problem, because the start, we all start together. It was a rabbit start, so you have to go behind the boat. The boat is opening the starting line, and you don't really see the people at the start on the first reach, because we go faster, you know. But after a few laps, you start meet people, you know. Yeah. So all like this, or you overtake some people. And it was nice, because every time I was behind the kids, you know, they were looking at me, because they had the feeling that somebody is coming behind, and they always try to go faster and faster when you come. So no, I think it's a really good race. You know, I really like those kind of race where almost everybody can register and take the start with us. It's really nice. We have the Défi Win in France, which is like this. Mm-hmm. More people, it's 1,000 people. But I think it's really good. Yeah. So how were the wind conditions today? Do you like the wind conditions here on the lake, or is it much different than on sea? The lake is, I think today we had some wind. The lake is like kind of special. It's more or less the same, you know, but it's kind of all the time gusty in the middle, like less than on the side. But I think it was all the time like this. And I think it's one of the places in Europe where you can get a lot of wind, like almost every day. The south wind comes in the afternoon, so I think it's a really good place to, you can see how many people is windsurfing here. Today was amazing, and I don't know how many guys was sailing, but I think it's a great place. You know, Garda is really well known in the world for windsurfing, so no, I always like to come here, you know. Yeah, many people complain that the wind is not, it's too gusty, and they complain that it's not a good wind to make this kind of races. What do you think about it? No, I think it's good, because the reach is super long. I don't know how many kilometers it between the two sides of the lake where we do the race, but
this is the opposite. If you make a short race with really gusty wind, it's really hard to make it. But if you make a really long race, yeah, long reach, it's much easier. Mm-hmm. For me, I think nobody missed the mark because of the wind. Of course. The wind change or something, but the wind doesn't change so much. You know, it changed a little bit in direction, but it's more or less all the time at the same place. So after one or two laps, you know what's going to happen, so you can anticipate it. Yeah. Was it programmed that you passed under a cookie with the judge boat near, or was it just because you had the good wind at the good certain point? No, I think it just happened like this. I passed him before, like more or less in the middle of the lake, and then he passed me again, and then I this ridge coming in to the starting line was really pushing together, and yeah, it's really funny because I was just in front of the committee boat, so all the people who were staying on the boat, they could see all the action, you know. No, it was not programmed, it was just like this. Now to conclude, what do you want to say to the young people that are competing here at this race, and what is your general comment to the event? I see a lot of kids registered for this event, and I think it's really nice because they can do also the half hour, and I see a lot of kids, and I think it's really good to have a mass of kids like this in a club, because they can all go windsurfing together, try to go faster than the friends, you know, and so just continue like this, you know, it's really perfect. And I want to thank also the Circolo Surf, because it's a really good atmosphere here. The center is like amazing. You can see almost the whole lake from the first floor, and we have grass, we have everything, space. So it's always cool to come here. Thank you. Andrea Cucchi, secondo classificato alla RD One Hour Classic, dopo la Defi Wind, un altro bel risultato. Sì, un'altra long distance, quindi sto fisicamente morendo. ieri purtroppo ho preso un traghetto, quindi ho potuto finire la prova. Oggi ho avuto la possibilità di rifarmi. Sono partito bene, ero davanti al primo posto per i primi 30 minuti, penso. C'era un bel vento e due volte guardavo dietro e vedevo Antoine lì, fermo, in posizione, e la pressione ce l'avevo, perché comunque non so quanti mondiali ha vinto, comunque sai che al primo errore che fai ti passa. E infatti a un certo punto sono crollato un po' fisicamente, era calato anche il vento, e il vento leggero andava un po' più di me. Ho cercato di fare delle traiettorie diverse per cercare di tenerlo dietro, ma alla fine ho sbagliato, mi ha passato, si è preso un po' di distacco e ho finito secondo. Ti ha passato esattamente in barca giuria, l'avete organizzata apposta per le telecamere di For Windsurf, o è andata così? È andata così perché appena prima della barca giuria c'è stato un buco di vento. Io ho cercato di poggiare per andare a prendere la boa prima di lui, e poggiando ho rallentato, lui è andato più al traverso e quindi si è pareggiato con me, quindi eravamo uno sopra, un cervello sopra di me, e mi copriva. A un certo punto l'unica maniera per fermarlo era di stringerlo contro la barca. Ho cercato di portarlo contro la barca, ma mi ha passato appena prima, quindi è per quello che mi ha passato lì davanti a voi. Abbiamo apprezzato, è stato molto bello. E un commento finale su questa edizione 2014 della One Hour? Siamo stati fortunati perché abbiamo fatto ci sono stati due giorni di vento, era tre settimane che il vento non era così, non era, quindi c'era stato poco vento, quattro orgole, e quindi siamo stati fortunati ad avere queste condizioni. Bello vedere tanti ragazzini, la novità della half hour è stata secondo me un successo perché hanno fatto la gara tra ragazzi, e adesso non ho ancora visto i risultati, però trovo sia stato, cioè, è stata una bella iniziativa. Grazie Andrea. Grazie a voi. Malte Reuscher, un'ottima prestazione alla RD One Hour Classic, ieri secondo, oggi terzo, com'è andata la tua gara? Oggi è andata molto bene, peccato che il vento era un po' più forte,
e quindi ho fatto, diciamo, un po' più di fatica perché ho sempre un po' di dolore alla spalla. Sono molto contento del risultato e praticamente ho concluso terzo in classifica generale. Mi dispiace un po' perché ieri ho fatto secondo, ma il regolamento dice che se si fanno gli stessi giri o più giri nel minor tempo vale quella gara lì, e quindi niente, sono terzo. Abbiamo visto che hai fatto una buona partenza e poi hai gestito la gara in tranquillità. Hai avuto degli avversari tosti o com'è stata? Sì, praticamente sono partito abbastanza bene, ho dovuto lottare la prima mezz'ora con Finian per cercare di passarlo e poi ce l'ho fatta passarlo e sono rimasto, diciamo, per l'ultima mezz'ora sempre in terza posizione, tranquillo, gestendomi le distanze con gli altri avversari. E le forze le gestite? Le forze oggi l'ho sentita un po' di più, oggi ho fatto un po' più di fatica anche perché il vento era più forte e quindi soprattutto lì alla boa, lì al Ponale, in strambata avevo sempre un po' di difficoltà. Prossimi appuntamenti per Malte? Partirò domenica per andare a fare la tappa delle PVA in Turkmenistan e poi tornerò l'8 luglio a casa mia di Sodelva, dove mi prenderò un periodo di, diciamo, di relax e pausa per poi forse andare a Fuerteventura per la prossima tappa, che ancora non saprò se fare o no. In bocca al lupo per la prossima gara. Crepi, grazie. Secondo classificato Andrea Cucchi. Dov'è Andrea? Grande Andrea, che se l'ha battiata fino a metà, poi è seduto. Andrea Cucchi, non si sa che stanchezza per cosa, sicuramente stanchezza perché praticamente lui è il pastore delle pecore, vero? E primo classificato. Allora, prima di premiare primo classificato, c'è da dire una cosa: questa One Hour Classic aveva in palio, se veniva battuto il record, 2000 euro. Questo è un jackpot, tutti gli anni cresce, quindi già dal prossimo anno non saranno 2000, saranno di più sicuramente, che verranno dati al primo che batterà il record di Alberto, i 18 lati in un'ora e 0,5. Antoine è andato vicino, 17 lati in un'ora, 0,2 e pochi secondi e qualcosa di più. Per cui prossimo anno chi vuole i 3000 deve venire di nuovo alla One Hour Classic. Ok, you know. Antoine, Albo! Sì, Antoine Albo! E vai, grandissimo Antoine!